Caravaggio, un Regio Express, diretto a Milano Centrale. E un regionale veloce per Torino. Questo è il classico per Torino, che sta percorrendo la linea veloce per Torino, ma dopo devia. Qui veramente questo nodo qui è un po', secondo me, incasinato, veramente. Veramente incasinato, anche perché i ponti che vedete là, le tre arcate, anche ce ne sono quattro, avrebbe uno per la strada. C'è tanto spazio da farci stare benissimo 9 binari, forse anche 10. Adesso non so, ma 9 binari tranquillamente, infatti erano previsti 9 binari all'inizio di questa stazione. Per di più c'è anche il binario, oltre a intasare il nodo dal traffico che c'è qui, anche merci, che oggi stranamente non ne vedo. Perché i binari sono quelli che sono. Perché c'è molto tanto commercio, principalmente qui ci sono le linee principali di Torino e il Sempione. Ecco, quegli archi lì, costruiti già parecchi anni fa, nuovi binari previsti ci stanno benissimo. No, a questo nodo comunque io sono convinto, ma questa è la mia opinione, che è veramente incasinato. Adesso logicamente io vorrei sapere anche le esperienze, delle informazioni da chi ne sa più di me, perché in fondo vedete anche c'è pure il binario che va anche nella scala di Fiorenza, che scavalca tutti gli altri binari, quindi ci mettiamo anche i treni che arrivano da Fiorenza, che è uno scalo enorme per il traffico, il deposito di treni regionali, quindi ci mettiamo anche quelli e la frittata è fatta. Questo secondo me è un nodo, una struttura fatta veramente con i piedi rispetto a quello che era previsto come pendolatore originario. Vabbè, chi ne sa di più sicuramente di me saprà il motivo per cui, malgrado il tanto spazio che c'è, dei marciapiedi super larghi e poco utilizzati come questo, come anche l'altro invece più stretto, questo marciapiede utilizzato pochissimo. Chi ne sa di più di me, mi piacerebbe avere le spiegazioni perché il progetto è stato cambiato, quando lo spazio c'è benissimo, veramente è una struttura strana. Per fortuna l'hanno fatta a piano regolatore, nuova. Per me ha fatto solo confusione e basta, creando una vera e propria strozzatura anziché rendere il traffico fluido. Poi con scambi da 60 all'ora, figuriamoci, neanche scambi da 80 all'ora, proprio da 60, proprio. Vabbè, va, non ho parole. Chi ne sa più di me mi spiegherà, spero, il motivo di questo nodo che a me mi ha sempre incuriosito e come mai è stato cambiato, anziché aumentando i binari li hanno ridotti. Vabbè, adesso cosa passa? Dietro le spalle, ecco, passa un pendolino, NTR 460, sicuramente sarà diretto a Domodossola, da dopo cambia binari, cambia un po' di qua, un po' di là, perché che io ne sappia ETR460, pendolini non ne vanno su, non credo che vanno verso Torino, ma questi sono quelli, gli Eurocity, che vanno verso Domodossola e quindi Ginevra o Berna, che stanno percorrendo la linea veloce per Torino anziché questa, che è quella di Domodossola.
Beh, è un po' un casino. Chi ne sa di più, spero veramente che mi spieghi il motivo di questo casino, di questo modo. Grazie della visione e salve a tutti.